Oggi vedremo come realizzare un piccolo albero con un piccolo presepe alla base, realizzato con le bottiglie dell'acqua e con dei pezzi di altri tipi di bottiglie di plastica, da quelle del latte a quelle di bibite, insomma, qualsiasi tipo di bottiglia anche colorata. La prima cosa da fare è tagliare la bottiglia, questo tipo di bottiglia, a circa la metà, perché facciamo i tagli sono a scalare, per cui le bottiglie saranno via via tagliate più corte in modo da avere l'effetto dell'albero. Ok, a questo punto dividiamo la bottiglia e la tagliamo in tante piccole strisce. Su questo tipo di alberello mediamente tagliamo la larghezza di 1 cm circa dall'estremità ad andare verso il centro. Per comodità possiamo dividere la bottiglia prima in 4 parti. Poi la dividiamo ancora a metà e poi la tagliamo. Abbiamo finito di tagliare la bottiglia, vedete che è stata tagliata in tante piccole strisce. Ovviamente, le bottiglie che taglieremo devono essere circa 7-8 bottiglie, le taglieremo sempre più corte a scalare fino per poter avere quell'effetto dell'abete che è più stretto in alto e più largo alla base. Quindi le prossime saranno di 1 cm più o meno, più corte, più piccole e così via. Una volta tagliate le strisce, bisogna spingere, si può fare anche sul tavolo in questo modo, per allargare e per avere, diciamo, l'effetto del ramo dell'albero. Ovviamente, per poterle tenere, bisogna creare una struttura al centro in cui infilare i vari pezzi delle bottiglie che noi tagliamo per dare la forma dell'albero. Come facciamo? Usiamo la parte di sotto della bottiglia. La tagliamo in questo modo, lasciamo il fondo e poi semplicemente la arrotoliamo in questo modo. Siccome tenderà ad aprirsi, ovviamente, determinerà automaticamente l'incastro per la bottiglia. Potete ovviamente anche fermarla, però anche se non la fermate, vedete che mettendole una dentro l'altra ovviamente rimane e l'altro lo mettiamo su una base. Sale e si allarga. Adesso infiliamo, avremo praticamente alla fine di questa operazione, noi avremo una cosa del genere. Quindi praticamente questa è la base. Ovviamente noi abbiamo scelto di dare una base del genere perché sotto questo collo di bottiglia vorremmo realizzare, come abbiamo fatto qui, un altro piccolo presepe, per cui abbiamo scelto, abbiamo trovato questo, ma possono essere di tantissime forme. Useremo questo in cui metteremo
Qui abbiamo usato del sale grosso con un colorante con i pennarelli. Metteremo il presepino dentro e ovviamente avremo alla fine questo tipo di effetto. Se invece non vogliamo avere il presepino sotto, possiamo creare un'altra struttura tipo questa di quest'altro albero che poi vedremo ha una modalità di esecuzione diversa, ma le bottiglie sono sempre le stesse, in cui costruiamo una base diversa, possiamo mettere dei fiori secchi e quindi utilizzare in questo modo senza mettere il presepe nella bottiglia. Per arrivare all'ultima fase della realizzazione, cioè quella di mettere questi pendenti sempre di plastica all'alberello, bisogna fare questo passaggio su tutti i pezzi che noi andremo a tagliare con questo punteruolo, cioè bisogna fare dei buchi in questo modo. In questo buco passerà l'anellino che aggancerà praticamente il pendentino di plastica all'alberello. Per agganciare le gocce all'alberello abbiamo usato i gancetti che si usano normalmente per costruire i piccoli gioielli, i bijou, insomma, e possono essere più grandi alla base. E metteremo tutte le gocce per arrivare praticamente a questa conclusione, dove il puntale è dato dalla bottiglia che è semplicemente di un altro colore, ma è questo fondo che è stato semplicemente, questa è stata tagliata a forma di fiore. In questo caso invece sono state ripiegate in questo modo, vedete, e assumono, basta semplicemente fare una piega perché questa plastica è molto leggera, quindi si modella molto facilmente e viene fuori la stella del puntale. Invece quest'altra forma di albero, che adesso Giovanna ci spiega, parte sempre, diciamo, dallo stesso criterio. Semplicemente invece di tagliare la plastica con lo spessore di 1 cm. Poi si va ulteriormente a tagliare, non so se si vede, striscette più sottili. Guardate, sono uscite. E viene questo tipo di alberello qui che volendo uno può anche metterci un po' di glitter per creare un po' più di luminosità. Perché mentre qui abbiamo messo le goccine, qua invece lo La spessore è troppo leggerezza piccolo, quindi non può dell'albero essere. lo rende molto, molto carino Sì. anche spoglio in questo modo. Abbiamo messo un puntale un po' più elaborato. Grazie.